Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come una notte travagliata per l'ex Miss Martina Colombari, alle prese con un'inaspettata violenza. Cosa è successo? La sempre splendida Martina Colombari ha passato una nottata sicuramente da dimenticare, fatta di urla, violenza e botte. Uno scatto d'ira che nessuno si aspettava e che ha lasciato senza parole. Reduce dal reality Pechino Express, da cui è stata eliminata alla sesta puntata e al quale ha partecipato con il figlio Achille, la donna non ha fatto in tempo a riprendere i ritmi italiani e a riposarsi che è accaduto l'impensabile. Ex Miss Italia, ha conquistato la fascia a soli 16 anni nel 1991, da allora la sua innegabile bellezza le apre il mondo della moda e delle passerelle, ma anche quello della conduzione. Dopo alcune esperienze come co-conduttrice si cimenta anche con la recitazione, prendendo parte a diverse pellicole, nella divertente e fortunata serie Carabinieri, in Un medico in famiglia e più recentemente è protagonista nel Restauratore. Nella vita privata è legata all'ex calciatore Alessandro, Billy, Costacurta, conosciuto nel 1996 e sposato nel 2004, nello stesso anno ha avuto il già citato Achille. Una vera storia d'amore. Martina Colombari e Billy Costacurta formano una delle coppie più solide e longeve dello spettacolo, sebbene lei stessa abbia confessato di aver attraversato un momento di profonda crisi durante il quale entrambi hanno avuto altre storie. Lo ha raccontato al settimanale Oggi, dopo una decina d'anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa, ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un'altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati. L'allarme è rientrato, ma non sono finiti i problemi per la coppia. Martina Colombari. Notte di violenza e paura. A causare problemi nella coppia oggi sembra pensarci il figlio Achille. Già durante la partecipazione a Pechino Express i telespettatori si sono accorti soprattutto verso la fine che il ragazzo ha degli scatti di rabbia che la madre fa fatica a contenere. È emerso un rapporto fatto di tanta tensione, infatti la donna ha confessato di essersi rivolta ad un terapeuta assieme a Costacurta per capire come rapportarsi al figlio spesso refrattario alle regole. E l'ultima sua bravata ne è la prova. Achille Costacurta, come riportano alcune testate, nella notte di martedì dopo essere salito su un taxi a Milano avrebbe iniziato ad agitarsi e dare in escandescenze, lanciando oggetti dal finestrino. Il tassista spaventato ha chiesto l'intervento di una pattuglia di vigili urbani che transitava vicino e questi, nel tentativo di calmare il giovane, si sono beccati un pugno in faccia. Achille è stato trattenuto e denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e all'alba è stato recuperato dal padre. Una notte indimenticabile per mamma Martina. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I am waiting for the dog.